telespettatori di Fano TV, ben ritrovati. Comincia una nuova stagione anche per la SPG Tecfem Fano Rugby. Una stagione molto stimolante, ma almeno altrettanto impegnativa, per più di una buona ragione. Anzitutto si tratta di insistere lungo un percorso virtuoso che negli anni ha portato una crescita graduale ma costante e favorito la nascita di un vero e proprio movimento fondato sui valori che da sempre il rugby esprime e che il Fano Rugby è riuscito a diffondere con successo. Un movimento che parte dalla prima squadra, che nella stagione scorsa ha sfiorato la promozione in Serie B, e arriva fino ai giovanissimi attratti dalla palla ovale. Per il quarto anno consecutivo l'SPG affianca il proprio nome al Fano Rugby. Il perché di questa scelta e il perché di un matrimonio che va avanti? Allora, la scelta risale appunto a 4 anni fa, quando appunto abbiamo deciso di unire le due esperienze, insomma quella che è del nostro campo industriale, dell'SPG, con il Fano Rugby. Diciamo c'è una sinergia, un'energia e sinergia che ci accomuna, che è proprio quella di mettere le persone al centro delle nostre esperienze. Quindi il valore del personale che noi attribuiamo all'interno dell'SPG a ogni singolo individuo lo rivediamo anche nel rugby. Sia una squadra, sia nel campo che nelle aziende, e nella squadra ci sono tutti i ruoli e tutti hanno uno scopo comune, un obiettivo. Nel rugby è fare meta, nell'azienda è fare risultato, produrre reddito, profitto e tutto quello che è appunto la componentistica di un'azienda. Proprio queste due assonanze ci fanno capire che nella società di oggi, può essere azienda, può essere sport, può essere un'altra realtà, il valore è la persona, e abbiamo visto in Fano Rugby quello che noi portiamo in SPG, ovvero dare una spinta in più alle persone, aiutare i giovani, farli inserire in modo con una crescita costante, che partono proprio dalle basi, dai più piccoli, fino ad arrivare a giocare in prima squadra. Lo stesso facciamo noi nel SPG, abbiamo i senior che costituiscono la prima squadra, quindi tutta l'esperienza e la seniority, l'importanza, tutti i risultati portati avanti, fanno esempio e danno esempio ai giovani per fare in modo che anche loro crescano con gli stessi valori e arrivino appunto ad ottenere, a conseguire i risultati che fino adesso abbiamo ottenuto. Quindi è un po', ecco, questa assonanza che ci porta per il quarto anno consecutivo a rinnovare questo matrimonio e a proseguire il nostro percorso. Un'ulteriore affinità: Fano Rugby realtà in crescita e un'azienda per suo stesso mandato è una realtà che deve crescere. Corretto, esatto. Infatti anche questo è un punto importante, dove Fano Rugby sta crescendo bene, sono stati fatti investimenti, campo nuovo, poi sicuramente ne parleranno anche più avanti, però lo stesso SPG, abbiamo raddoppiato il capannone, abbiamo aumentato l'organico, siamo in crescita sia come numero che come fatturato, e quindi diciamo che anche questo sì, è un binomio che ci lega insieme. Il perché di questa scelta, che non è una scelta nuova, perché Tecfem ha affiancato il proprio nome al rugby già da qualche stagione, ma quest'anno si spinge un po' oltre. Ma allora, è una scelta perché non potevamo dire di no al nostro primo amore sportivo. Sicuramente col Fano Rugby abbiamo una storia ormai decennale, e chiaramente quando Giorgio e tutto il team ha chiesto un supporto in più per affrontare questa stagione, non ci siamo voluti e potuti tirare indietro, e quindi nel pieno spirito del rugby siamo venuti in sostegno e partiamo per questa nuova stagione insieme a SPG. Cosa colpisce di più del rugby e del Fano Rugby? Ma del rugby sicuramente lo spirito di squadra. Dal primo momento in cui ho conosciuto questa squadra di Fano e tutta la società intorno, ho capito che non erano solo allenatore e atleti e staff, ma c'erano dietro le famiglie e tutti i sostenitori, gli amici che con quello che potevano e volevano fare per la squadra la sostenevano, e quindi questo mi ha fatto capire che i valori e la filosofia che c'era dietro era molto importante e soprattutto molto vicina a quella della Tecfem. Parte una nuova stagione ed è una stagione che chiama l'SPG Tecfem Fano Rugby a confermarsi e anche a migliorare, così come ha fatto in questi anni. Partiamo dalla prima squadra, l'anno scorso è andata vicinissima alla Serie B, e quest'anno? Quest'anno ci riproviamo, anche perché anche l'anno prima in realtà siamo arrivati vicino. Ci riproviamo, chiaramente abbiamo una situazione diversa perché ogni anno non è sempre uguale, però il nostro livello anno dopo anno mettiamo un mattoncino in più per vedere di
avere poi il giorno giusto o la fortuna giusta per fare il salto di qualità. Nuova guida tecnica, ma anche diversi giocatori nuovi. Sì, abbiamo diversi giocatori nuovi, più che altro abbiamo qualcuno che per motivi di studio, di lavoro, se n'è andato dalla nostra squadra, ma cioè, non è che se n'è andato sbattendo i piedi, anzi abbiamo accompagnato noi a fare le altre scelte. Abbiamo un ragazzo, Thomas Bussaglia, che gioca via Dani in Serie A, che per noi era importante, ma per lui chiaramente avere la possibilità di giocare in Serie A è tanta roba ed è anche tanto orgoglio per noi. Abbiamo affidato la guida tecnica ad Andrea Nucci, coadiuvato da Michele Primavera e da Gasparini Alessandro. Abbiamo Davide Coppola che ci aiuta come preparatore atletico e quindi abbiamo tutte le pedine a posto. È chiaro che ci siamo trovati quest'anno senza Walter Colaiacomo e Damen Giancarlo, che era il preparatore atletico e che sono due maestri nel nostro ambiente, per cui cercare di sopperire a loro è difficile, però comunque abbiamo creato uno staff abbastanza competitivo dal mio punto di vista. Dietro alla prima squadra, fondamentale l'attività del settore giovanile che contribuisce poi periodicamente alla formazione della prima squadra. Sì, certo, noi cerchiamo di inserire sempre in prima squadra i ragazzi che vengono fuori dalla nostra 18, anche quest'anno ne abbiamo inseriti almeno 5-6. E abbiamo affidato la coordinazione tecnica dell'Under 16 e del 18 a Subissati Annunzio e per invece il mini rugby a San Cile Sala Riccardo. Siamo strutturati anche lì, stiamo facendo secondo me un buon lavoro, cerchiamo di preparare questi ragazzi che siano dei giocatori maturi per il futuro, non che devono vincere oggi ma che siano preparati a fare il salto di qualità. Per cui da questo punto di vista seguiamo quel che abbiamo fatto fino ad oggi, che ci ha dato dei risultati. Insomma, ecco. L'attività di una società si misura sulla qualità ma anche sulla quantità. Di quanti tesserati parliamo? Sì, noi parliamo sui 200 tesserati, siamo chiaramente considerando anche gli old, insomma tutte le categorie. L'obiettivo è quello di lavorare nelle scuole, anche lì ci stiamo attivando, anzi siamo già attivi, per chiaramente portare dei ragazzini, perché partendo da bambini fino a poi a crescerli fino alla prima squadra. Quindi il recruiting importante è lì. Non c'è solo l'obbligo, tra virgolette, di ripetere, magari migliorare la passata stagione, ma anche quello più contingente di venire a capo di difficoltà di carattere logistico che sono legate al fatto che il Falcone Borsellino è in fase di ristrutturazione, quindi non sarà disponibile ancora per qualche tempo, e nel frattempo vi siete dotati di un nuovo impianto che in qualche modo avete rimesso a nuovo e che però, essendo collocato in una zona, quella di Tombaccia, non vicinissima, comporta tutta una serie di attività che possano accompagnare i ragazzi e assecondarli appunto nella pratica del rugby. Sì, noi siamo praticamente da febbraio dell'anno scorso senza casa, con tutto quel che comporta dal punto di vista logistico e anche di far bene quel che bisogna fare, perché uno senza casa chiaramente è difficile. Abbiamo il campo di Tombaccia che sì, ci crea dei problemi logistici, però con dei bus navetta abbiamo dei pulmini nostri, per cui riusciamo a sopperire, aiutare i ragazzi che vengono al campo al Borsone Forlanini in bicicletta, poi da lì facciamo la navetta e li riportiamo poi al Falcone Borsellino. Il problema è che a Tombaccia ci siamo trovati con dei campi che insomma abbastanza impegnativo rimetterli a posto, ecco, per cui abbiamo lavorato abbastanza. E ci sono delle carenze strutturali notevoli, chiaramente noi siamo abituati a rimboccarci le maniche, come poi abbiamo dimostrato anche al Falcone Borsellino, però va dura, insomma, in questo momento siamo davvero in difficoltà. Parte con una nuova stagione impegnativa quanto e più di quella passata, con obiettivi che si rinnovano e anche nuovi traguardi da raggiungere sia a livello di prima squadra che a livello di attività di base. Sì, sicuramente il nostro intento, come tutti gli anni e come diciamo quasi sempre più o meno siamo riusciti, è quello di mettere un mattoncino in più sia a livello sportivo sia su quello che è fuori dal campo. La caratteristica di quest'anno sicuramente è la componente impiantistica, perché ci sono novità importanti. E abbiamo il campo principale, che è il Falcone Borsellino, che attualmente è in cantiere per la riqualificazione con l'erba sintetica, più verrà rifatta la pista, spogliatoio, quindi diventerà un'area molto bella. Noi ci siamo presi invece un impegno
insieme, grazie al comune che ci ha reso disponibile quest'area, per un'altra zona sportiva che è in località Camminate con nuovi campi da rugby. Un faro rugby che si è dato sin dall'inizio, credo, il mandato di crescere di anno in anno, pazientemente, aggiungendo mattone dopo mattone. Forse la nascita della Club House è in qualche modo esemplificativa di questa politica. Sì, sicuramente abbiamo avuto sin dall'inizio molta pazienza e ci siamo posti degli obiettivi a lungo raggio, quindi questo ci ha permesso di fare piccoli passi ogni anno. Il messaggio è stato condiviso con tutti i giocatori e famiglie, quindi diciamo tutti stiamo remando dalla stessa parte. Come dicevi, anche a livello impiantistica un po' alla volta si è riusciti a crescere, questo penso sia visibile un po' a tutti quanti. Abbiamo già fatto molto nell'impianto, dicevo prima, il Falcone Borsellino, e ci siamo rimpegnati e trovato coraggio per rifare da zero un altro impianto. Il rugby non è automaticamente la prima scelta di un bambino che si avvicina allo sport. Allora, su quali leve contate per avvicinare comunque i tanti bambini che praticano questa disciplina, e quanto incide il portare valori tipici del rugby? Allora, anzitutto, come lo facciamo? È chiaro che il rugby è uno sport poco conosciuto, cerchiamo anzitutto di fare attività a scuola. Grazie anche a Tecfem facciamo tutti gli anni un progetto scolastico di informazione verso tutti i bambini, soprattutto stiamo parlando delle scuole medie, ma se riusciamo anche elementari e superiori, dove andiamo a proporre questa disciplina per far capire cos'è. Spesso il messaggio che arriva a chi non conosce questo sport è che sia uno sport con diciamo degli aspetti un pochino troppo violenti, o comunque non è quello, non passa quello che è nella realtà, che è uno sport sì duro, ma che in qualche modo è la portata di tutti, che ci si fa male il giusto perché statisticamente a infortuni siamo a livello degli altri sport, e chiaramente sì, ci piace passare per i principi, perché pensiamo sia uno sport dove il fatto di stare insieme e dare la mano del sostegno è qualcosa che passa, è molto importante, dal campo si può trasferire facilmente anche fuori, quindi quello che ti viene insegnato all'interno del campo lo riporti anche nella vita, quindi facciamo un po' leva su queste cose qua. Un campionato, quello di Serie C, che ha visto protagonista assoluta l'SPC Tecfem Fano Rugby l'anno scorso, e automaticamente verrebbe da dire Fano Rugby protagonista anche quest'anno. Sarà così? Speriamo, dai, cerchiamo di dare una continuità al lavoro che è stato fatto negli ultimi anni da parte del club e del mio predecessore Walter, che, con cui ho collaborato l'anno scorso e due anni fa, dandoci sostegno a vicenda tra le under e la prima squadra. E quest'anno cercherò di provare a continuare sulla sua strada, con chiaramente l'inserimento delle medie rugbistiche. Il gruppo è lo stesso, quindi abbiamo avuto qualche defezione, ma è subentrato qualche giovane di qualità, quindi cercheremo di continuare sulla buona strada, insomma. Il fatto di essere arrivati ad un centimetro dalla Serie B nella scorsa stagione metterà nella condizione di essere l'avversario da battere per tante di quelle che vi affronteranno? Assolutamente, ci aspettano tutti col coltello tra i denti, quindi dovremmo continuare a dimostrare il nostro valore lavorando in campo durante gli allenamenti e dando il massimo in partita la domenica. Il gruppo, specie nel rugby ma in tutti gli sport, è un elemento fondamentale, è sul gruppo che fate leva, oltre che naturalmente sui valori tecnici. Sì, il gruppo è importantissimo nel rugby, il sostegno dai compagni è fondamentale, quindi noi partiamo da lì, partiamo dal gruppo, partiamo dalla squadra e dal gruppo squadra, insomma, nel sostegno che si danno. E funziona, sta funzionando, c'è una continuità tra giovani e grandi, quindi ci dà dei buoni propositi per il futuro. Quindi. Un'occhiata alle avversarie, quali le più pericolose? Allora, le più pericolose saranno comunque Ancona come l'anno scorso. Ci sono molte squadre che stanno crescendo, anche Falconara ha avuto una forte crescita, anche ha dato una continuità giovanile di qualità. E saranno tutte squadre difficili da battere che ci aspetteranno, e noi dovremo farci trovare pronti.
L'amministrazione comunale saluta la presentazione, dunque l'avvio di una stagione anche nel caso del Fano Rugby, una realtà che negli anni ha saputo crescere facendo sempre il passo secondo la gamba e che si pone obiettivi però sempre più ambiziosi nel contesto dell'attività nel suo complesso, ma anche a livello di prima squadra, anche in relazione ad un'impiantistica che in questo momento pone qualche problema perché in futuro potrebbe rappresentare un lustro per questa società. Sì, un modello di gestione da seguire, quello del rugby, ormai l'abbiamo detto tante volte in questi mesi, la differenza nello sport così come in altri settori la fa anche la gestione, quindi non solo la parte ovviamente sportiva ma anche la parte gestionale della società, il saper puntare sui giovani, il saper investire sulle strutture e soprattutto uno sport che diciamo ormai è diventato popolare ma che non era popolare qualche anno fa, quindi questa società si è fatta largo anche in questo panorama, quindi all'interno della stessa categoria ma anche nel panorama cittadino delle società sportive che oggi sono tra le più interessanti e anche seguite. E l'impiantistica ovviamente è un tema come tutti gli altri sport, qui sulla parte del rugby si sta intervenendo lato diciamo provincia al campo del rugby, quello in via Tommassoni, e l'amministrazione comunale aveva dato la disponibilità del campo di Tombacce, quindi noi siamo andati poi dietro a quella previsione comunque condivisa e quindi stiamo collaborando con la società di rugby su quella struttura della Tombaccia, pertanto c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti di questa società perché c'è un grande merito oltre che sportivo anche di gestione. Il rugby si distingue tra i diversi sport per i principi e i valori che promuove e credo che anche questo aspetto venga colto da un'amministrazione comunale nel favorire lo sviluppo di questa disciplina. Beh, direi assolutamente sì, il rugby è molto famoso per il terzo tempo per esempio, ma anche per i valori che esprime sia dentro il campo che fuori dal campo. Il Fano Rugby è una delle realtà che è cresciuta di più in tutti questi anni, c'è stato veramente un grandissimo lavoro da parte dei dirigenti, da parte di tanti volontari che hanno a cuore questa società e sono riusciti a crescere veramente aggregando anche le famiglie, dai bambini, ragazzi, anche portando via diciamo qualche ragazzo che magari ha intrapreso delle brutte strade invece riportandoli nella retta via, quindi un grande valore sociale per la nostra città oltre che sportivo, perché comunque Fano Rugby è tanta roba. Mi auguro ben presto di poter tornare nel campo da calcio che è in fase di ristrutturazione e che mi auguro entro Natale, massimo i primi del prossimo anno, tornerà ad essere operativo per loro.